Se mi tira l'acqua questa volta vediamo me lo mangio. Che coda delinquente. Vediamo che intenzioni ha. Fermi. Non vi muovete. Fermi. Fermi. Immobili. Oh, come l'ho preso? Delinquente, se vuoi preso. Non ce l'ha la mano. Scemo. Dentro il mio bicchiere la felicità galleggia come un'isola. Bello. Lo dice il poeta e dice anche: nel grande canyon il tramonto mi sorprese senza un goccio del dolce liquore e la notte venne veloce e fu più lunga. Il coyote, che cazzo faceva il coyote? Non ricordo. Mio fratello scriveva poesie. Era un poeta lui. Nei pranzi di nozze e nelle feste di famiglia c'era un momento in cui tutti gridavano: il poeta! Vogliamo sentire il poeta! Lui si alzava timido. Lui si alzava timido e subito c'era un grande silenzio. La roccia che non teme la bufera. Anche da cucciolo non avevi bisogno di tante cure. Così, diceva mia madre. Poi mio fratello morì e mia madre smise di sorridere. Non sorrise più. La solitudine. Bisognerebbe avere un'anima buona, accontentarsi di assistere allo spettacolo senza l'ansia di parteciparvi in alcun modo. Solo così si vincerebbe la solitudine. Il cielo promette niente di buono. Il bagnino ha detto che è cosa passeggera. Il bagnino normalmente ci indovina. Quando c'è il temporale, la terra si bagna, diventa di nuovo protagonista. E
avverti perfino le curvature. E quella cos'è? È una donna. No, una bambola alla deriva. Cristo, una bambola. Di quelle che si gonfiano. Un surrogato di donna. Com'è mai possibile? Una donna di gomma. Oh. C'è una guerra? Eh no, non vorrei sembrare di contraddirla, don Antonio, ma la guerra non è là fuori, come dice lei. La guerra è qui e ci siamo dentro fino al collo. Tanto che mi verrebbe voglia di recitare il monologo del Riccardo III laddove si grida: un cavallo, datemi un cavallo, il mio regno per un cavallo. Sì, ma non lo faccia. Perché? Il pezzo è bello, l'occasione è buona. Dia retta, Pedrone, lasci perdere, non è il caso. Che cosa dovrò aggiungere, Dario? Che mai dovrò aggiungere? Tu sai contro chi combatteremo? Con una razza di vagabondi, di cialtroni, gente di infimo ordine, feccia di Bretagna! Stranieri, per favore! Vomitati dal loro paese, troppo sazi di avventure senza speranza e sicura distruzione! Voi dormite sonni tranquilli e loro vi turbano il riposo! La vuoi fare per intero? Perché? La si può? Vai avanti! È lunga, troppo lunga! E tu vai avanti! Voi avete le terre e godete di belle mogli e loro vorrebbero rubarvi le une e le altre. Chi è il loro capo se non un cialtrone, una femminuccia impaurita? Rimandiamo lì, di là dal mare, questi bastardi accattoni stanchi di vivere. Se dobbiamo essere vinti, che siano degli uomini a vincerci e non questi bredo di bastardi. Bredo di bastardi! Dovranno giacere con le nostre mogli, no. Violare le nostre figlie. No. Rizziero, per favore, basta. Cos'è, un ordine? Quello che volete, ma viva Dio, smettetela. Allora vai avanti. Ripuliamo la terra da questi straccioni di Francia. Ecco, io sento il tamburo. Combattete, gentiluomini d'Inghilterra, e voi nobili e borghesi, tendete arcieri i vostri archi al massimo, spronate i vostri superbi cavalli e cavalcate nel sangue, mostrate al cielo sbigottito le vostre lame schiacciate. Basta, finita la basta! Li ho uccisi io, non eri autorizzato ad eliminarli, ora ti dobbiamo arrestare, portatelo via. Brigadiere, cioè tenente, sono tutti testimoni che è stata legittima difesa. È vero, sì, è vero. Signore, le due spie non danno segni di vita. Decisamente morti. Avevo ragione io. Erano spie e pericolose. Ma voi no, Sono Shakespeare. Ci avete ragione, capitano. Ma comunque sia, erano due poveri diavoli. Due vittime anche loro. Ma si rende conto di quello che dice? Erano nemici. E allora? Sempre uomini erano. Non tollero una parola di più. Scavate una fossa! No! 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 Buone notizie. Si mormora che quest'anno il raccolto sia buono. Accomodatevi. Dite alla serva di portarci da bere.
prima che mi passi di mente, vi porto i saluti di Don Emilio. L'ho incontrato poco fa per strada e mi sono permesso di ringraziarlo da parte vostra per le benedizioni ai campi. Date a Don Emilio e alla chiesa un po' di grano. Sedetevi. Ha raccolto. Oggi è una giornata fosa e questo Sangiovese è giusto quello che ci vuole. Bene, vediamo questo resoconto. Potreste prendere freddo. Siete sudato dopo il giro a cavallo. Vi ringrazio. Mi fa un immenso piacere che voi abbiate cura di me. Adelmo, continuiamo pure. Bene, bene, bene. Davvero un buon lavoro. Vedo con piacere che riuscite a gestire bene queste quattro case. E dunque meritate un riconoscimento. Da oggi gestirete anche le altre mie case. Voi siete giovane. L'altro fattore ormai è vecchio, dunque sia dato spazio ai giovani. Davvero un buon lavoro. Vedo con piacere che riuscite a gestire bene queste quattro case. E dunque meritate un riconoscimento. Da oggi gestirete anche le altre mie case. Voi siete giovane e l'altro fattore ormai è vecchio. E dunque sia dato spazio ai giovani. Si ride dietro le quinte, c'è tutta una tensione. I testi sono basati sugli errori. Sono basati sulla particolarità del dietro le quinte, insomma, dove tutto avviene, dove tutto si vede in fase di montaggio. Azione! Date a Don Emilio e alla chiesa un po' di grano. Sedetevi. Che i sogni rendono la vita lieve. Shakespeare ci suggerisce che noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. I sogni sono necessari per la vita. Una vita senza sogni non avrebbe né colori né sapori. Cosa significa invece per me un giovane che sogna? È un giovane che ha capito il senso profondo della vita. È un giovane che respira ampio. È un giovane che può progettare, costruire. È un giovane che non si placa del presente, che guarda sempre a qualcosa da fare di nuovo, ma che lo realizzi. E realizzi assieme a lui gli altri un grande progetto comune. E io credo che di giovani capaci ancora di sognare ce ne siano tanti. Sono sicuro che sono i più. E questo mi tranquillizza. Spero molto che le generazioni future siano generazioni sognanti. Lo spero proprio. Mi ci cullo come in un sogno.